What funzioni si qui? Che così ho nel tappo. Eccomi. Allora, come vi avevo chiesto precedentemente tramite uno stato, oggi ho deciso di parlare dei miei tatuaggi. Cioè, in realtà l'avete scelto voi. Cioè, no, gli argomenti li ho scelti io e voi ne avete scelto uno. L'argomento che è stato maggiormente richiesto è stato appunto i tatuaggi. Non so perché vi interessa sapere la storia e la vita dei miei tatuaggi, ma visto che siamo qui, parliamone. Il primo, io non riuscirò mai a inquadrarlo bene, comunque il primo è il nome di mia mamma Rosanna. L'ho fatto che avevo 19 anni, diciamo che è stato voluto barra fatto con una mezza scusa, nel senso che io volevo assolutamente tatuarmi, mia mamma non era per niente favorevole, era stato tipo no mamma, ma voglio farmi il tuo nome, il nome della mamma, tutti questi discorsi, cioè in realtà ci credevo a quello che dicevo, però era anche un po' ingigantito proprio per far sì che mi facessi questo benedettissimo tatuaggio. Il secondo tatuaggio ci ho ragionato un pochino di più, l'ho fatto l'anno dopo, qualche mese dopo, però è stato questo qua, che è una rosa colorata, oddio mica di telefono, una rosa colorata con un iniziale che è la M, che sta per Martina, Matteo e Martino. Martina sono io, Matteo mio fratello, Martino mio padre. Però diciamo che in realtà era nata solo come la M per me, poi ci ho ragionato e ho detto vabbè, bene per tutti. E la rosa era semplicemente una cosa abbastanza decorativa, quindi ho detto sì, devo per forza farlo e ho scelto una rosa perché adoro le rose. Il terzo tatuaggio? Sì, credo che sia stato questo. E c'è scritto stand up e c'è un cuoricino. Questo qua è una riproduzione identica dello stesso tatuaggio di Jessie J, che è praticamente una delle mie cantanti preferite. E diciamo che ho deciso di farlo sul polso perché in un certo senso doveva essere un promemoria nei momenti in cui io sono giù di morale, mi devo guardare e ricordare che devo stare sempre su, anche per l'amore. Ma diciamo che non funziona mai questa cosa. Il quarto è stato questo qua, che è una spirale della canzone di Daniele Witt, Maxi B, che si chiama Odio. E praticamente c'è scritto Odio è più forte dell'amore ed è per questo che ti odio così tanto amore. Questo qua è molto importante, poi mi piaceva l'idea della spirale. Mi sono addormentata oltretutto mentre lo facevo proprio coma profondo. E questo qua l'ho deciso di fare più o meno dedicato a un mio ex ragazzo di giù, perché era una canzone che ci rappresentava molto e oltretutto questa canzone nello specifico è la mia canzone in assoluto preferita. E successivamente ho fatto il continuo delle rose, cioè della prima rosa, ho messo altre due perché mi piacevano e mi piacevano. Ho fatto il simbolo dell'infinito con la mia ex migliore amica, ma preferisco non parlarne perché è una persona di cui non mi interessa parlarne, quindi l'ho fatto, non me ne pento. Io penso che alla fine ogni tatuaggio, anche se è legato a una persona, magari questa persona non c'è più, non importa, cioè alla fine rimarrà comunque un ricordo, che sia negativo o positivo che sia. Io ho fatto questo qua, che è il teschio messicano, con la data della morte di mio nonno e una frase di Nesli che è ciò che si insegna, perché, non lo so, secondo me si conciliava molto con la persona che era mio nonno e questo è stato abbastanza doloroso. Molto, diciamo che l'ho fatto praticamente tutto in una seduta, anche se non avrei dovuto. Io ho fatto i simboli di Nesli e l'ancora. L'ancora è come quella di Miley Cyrus, ma non l'ho fatta principalmente perché l'aveva Miley Cyrus, ma perché mi piaceva l'ancora stilizzata e non un'ancora che avessero tutti quanti. E l'ho fatta in ricordo di un mio amico Pasquale, il mio gemme, come lo chiamo io, che è un... E dopo questo ho iniziato le due sezioni del braccio, la parte sopra e la parte sotto del braccio. Questa sopra devo ancora colorarla, quando avrò tempo e soldi la colorerò, e rappresentano più o meno le cose che mi piacciono. Quindi partiamo da qua, che c'è un mappamondo dove c'è un aereo che praticamente dovrebbe scendere insieme. Poi c'è una penna che simboleggia appunto il fatto che mi piace moltissimo scrivere. Il muffin, perché mi piace un sacco fare i dolci, ma non li posso più fare perché sono una chiattona. Mia nonna è diabetica e mia mamma non mangia dolci, quindi sarebbe fondamentalmente il... Poi la macchina fotografica, perché adoro scattare foto. Chi mi conosce fin da quando avevo più o meno 14-15 anni sa che io adoro fare foto, scattare foto, qualunque cosa, persone, oggetti, luoghi, tutto. Poi c'è un rossetto, perché sono abbastanza patita del make-up, ma anche dei rossetti nello specifico, cioè mi piace qualunque colore. Questa era la prima parte. La seconda parte, più importante nonché la più attuale, e rappresenta una mano incrociata così, che per me rappresenta appunto una promessa, con tre iniziali che sono la S, la I e la E, che formano sì, vabbè, vedete voi come
Bello. La S e la E e la E rappresentano Sergio, che è il mio migliore amico, e Elvira e Erika, che sono le mie sorelline di Napoli. Questo cuore semi-ghiacciato, che è uno veramente dei tatuaggi miei preferiti davvero, per rappresentare le mie esperienze amorose passate, il fatto che io adesso nelle nuove relazioni sia molto molto più complessata più del solito, e magari vado da una parte molto veloce, dall'altra no, insomma è un discorso molto lungo che non posso stare qui a farlo, sennò il video dura i miliardi. E poi vabbè dai, arriviamo a quello che tanto aspettate, che è Fred, ed è una bambolina con le lacrime sul viso e il sole dietro. Questa bambolina, diciamo, stile geisha, mi rappresenta perché ha i capelli rossi, il sole dietro e le lacrime stanno a simboleggiare che dopo una cosa così difficile come è stata quella tra me e Fred, adesso direte, guarda gli occhi, oddio, ci sono ancora. Quindi dopo una situazione molto difficile come è stata quella con Peppe, comunque il sole è spuntato lo schermo. E poi Forever significa per sempre rossa, che è il nome che mi ha dato Peppe. Poi c'è la croce, perché praticamente mia mamma doveva fare un tatuaggio, cioè l'iniziale del suo MIRM. Doveva scrivere anche Carpe Diem, però alla fine per il dolore non ha voluto fare il Carpe Diem sopra, quindi ormai il tatuatore aveva preparato già l'altro ago, e ha detto ti faccio qualcosa, ha detto sì, fammi la croce così non vestirmi più. Purtroppo non è servito a niente. Uno che non posso farvi vedere in questo momento è un tatuaggio che ho sulla gamba, c'è scritto Rietur in Tenebris Lux Tua, che significa è dalle tenebre che sorgerà la tua vita. L'ho fatto insieme a due persone importanti, che sono Jay e Nico, e soprattutto nello specifico per Jay, perché io e lui abbiamo passato delle vicende molto simili e difficili, e ci siamo meno male aiutati, e quindi questa frase ci rispecchia molto. Lui ce l'ha tatuato sul collo, Nico ce l'ha vicino al costato, e io ce l'ho sul collo. Niente, questo era quanto per i tatuaggi, spero che il video vi sia piaciuto, se vi va condividetelo su social, non so, io non chiedo mai, però anche se fa finito di finire il video dicendo così. Ah, vabbè, colgo l'occasione di questo video per dirvi che sono stata candidata alla Web Show Awards, quindi se vi va di vedermi sul palco il 13 dicembre, grazie per la cosa, se vi va di vedermi vi lascio il link nella descrizione, basta cliccare su sotto e ora cioè che dovete fare di Instagram, basta, questo è quanto, ciao!